Ci troviamo a Parma, il sole risplende, la Parmense risplende, 50 anni di storia, iniziata proprio il primo di gennaio e poi il primo ricordo a Fausto Consigli. Lui che è stato presidente, lui e Gino, suo padre, anni or sono. Ebbene, a questi due personaggi l'applauso arriva da tutta Parma, da tutto il ciclismo italiano, da tutto il ciclismo del mondo. E siamo con Quagliotti, presidente del gruppo sportivo Parmense, Gianni Ollari, presidente della Parmense Progetto Sardegna. Quagliotti, siamo qua, 50 anni, una storia veramente bella che viene incorniciata e viene raccontata. Ma diciamo, è una cosa fantastica arrivare a 50 anni di attività dilettantistica, di conseguenza sono quasi emozionato, ecco, perché non c'è parole per commentare quello che è stato fatto. E poi, dov'è che ci avete portato per fare questo servizio? Voi siete gente molto attenta, fate spazio a Parma, alla bellezza di Parma, a questi artisti che hanno veramente caratterizzato il mondo della musica. E oggi dove siamo? Siamo qui all'ex Parco Eridania, dove una volta si lavorava le barbabietole per il zucchero, e in più hanno fatto una sala dove è stato fatto anche i processi o gli interrogatori a Callisto Tanzi qui, che è del comune, ed è una cosa fantastica qui, ecco, hanno ricavato qualcosa di bello. Dietro dall'altra parte c'è un parco enorme che va fino a collegarsi con la via Mantova. Presidente Ollari, lei si veste da presidente, ma lei è braccio destro, è punto importante per la Parmense. Io ti devo dire una cosa, che loro mi usano un po' da jolly, no? Perché non ho mai avuto cariche, perché non mi aspetto neanche. Ma in questo momento le ho accettate volentieri, in quanto con Fausto, che era un'ottima persona, amato di tutti, e non potevo dire di no. Di no perché facevo un insulto al nostro amico Fausto, il nostro presidente purtroppo deceduto in poco tempo, dispiace a tutti noi. Ma il vostro è uno staff di gente matura, che sa cosa dice, che sa cosa fa e che mette tutto l'entusiasmo per il ciclismo. Queste sono cose che veramente bisogna metterle in luce. Giustamente, giustamente, stai dicendo bene, in quanto noi, la Parmense, non è una società, è una famiglia. Infatti abbiamo qui il nostro Claudio Quagliotti, il nostro presidente, che lui dal mattino alla sera si prodiga a fare tutti i suoi lavori che deve fare. Abbiamo un gruppo addirittura, non soltanto di corridori, di organizzazione che non finisce più. Siamo invidiati da tutti. Voi siete conosciuti per le grandi organizzazioni, anche il 2010? Sì, abbiamo sempre le solite quattro gare e più una dei bambini, la collaborazione con la Virtus Collecchio, e di conseguenza dobbiamo fare dei sacrifici enormi perché i mezzi sono diminuiti e di conseguenza bisogna restringere tutto, però riusciamo a mettere in cantiere le gare. Ecco. E poi questa Parma alla Spezia è ritornata non alla grande, alla grandissima, un ricordo a Pecunia. Sì, diciamo, quello lì è il nostro fiore all'occhiello e anche quest'anno speriamo che vada in porto col successo che abbiamo avuto l'anno scorso. Cosa vuole un presidente? Cosa vuole un presidente? Come abbiamo già parlato, che noi vorremmo del gruppo, perché bisogna dire anche quello, del gruppo dei corridori, abbiamo di dietro una famiglia che si chiama Svelli, che potrebbero portare avanti da soli, anche il gruppo del GS Parmense, perché tu li vedi sacrificare tutto. Questa squadra, come ripeto e lo ripeto ancora e sottolineo, che non è una società, è una famiglia. Mario Zuelli, Cicle Bessi Attilio guideranno la formazione, 17 ragazzi che andranno a gareggiare su tutte le manifestazioni più importanti. Sono Massimiliano Magini, Denis Farkundinov, Matteo Frascari, Federico Savasi, Bruno Sanetti, Davide Catti, Andrea Ponghellini, poi Fabio Strappetti, ancora Thomas Calcatelli, Eduard Stoianov, ancora Giardinazzi, per andare a Francesco Piras, Mattia Bevilacqua, Salvatore Enna, Antonio Marongiu e poi Andrea Titto.
sono questi ragazzi, Mario Giuelli, che nelle due formazioni continueranno questa vostra tradizione di ciclismo. Sì, la tradizione è quella di portare avanti GS Parmense Progetto Sardegna. Abbiamo ancora dei ragazzi sardi, quest'anno ne abbiamo tre, Piras Elite e altri due giovani di Under 21. Però sono promettenti come sono gli altri. Abbiamo degli Elite, abbiamo riconfermato Denis, Maggini, Frascari come Elite, e poi abbiamo sei ragazzi giovani del primo anno, però per adesso promettono bene. Voi siete conosciuti per la vostra tranquillità e serenità nell'andare alle manifestazioni. Quest'anno avrete un gagliardetto con scritto 50. 50 anni di storia, ci vuole tanto, tantissimo rispetto. Quello è vero. Abbiamo tenuto botte, diciamo, fino adesso per portare avanti quel discorso lì. Pensavamo di portarlo avanti con consigli. Non c'è. È venuto a mancare, l'abbiamo appunto salutato noi, lui e tutta la sua famiglia. Ebbene, dobbiamo dire che comunque la vita continua e continua con questa ennesima presentazione, 50 anni di storia, qui a Parma, nel cuore di Parma, dove Mario Giuelli e tutto uno staff hanno messo in cantiere questa squadra, queste organizzazioni. E il calendario quale sarà, Mario? Il calendario, diciamo, noi abbiamo l'apertura con la nostra il 13 di marzo, sempre lì a Marzolara. Partiamo con la San Geo sopra Zocco, perché abbiamo sempre partecipato, però quest'anno abbiamo dei ragazzi che vogliamo che siano protagonisti. Ci sono dei ragazzi molto interessanti. Falcone, ad esempio, è quel ragazzo che ormai da alcuni anni porta voi, poi è ritornato Savasi, ma poi Magini, ma poi ancora altri ragazzi veramente interessanti. Sì, è venuto, abbiamo preso anche Sanetti, è uno molto esperto. L'anno scorso ha vinto i mondiali perché lui lavora con i pompieri, si è trasferito qua a Parma, l'abbiamo tesserato noi anche per comodità, però è uno che ha molta esperienza. E poi abbiamo l'altro Barese, che anche lui sta camminando molto bene, speriamo di figurare bene nelle manifestazioni. Si viene a sorridere quando vediamo Enea. Enea, guarda che gagliardetto alle spalle, 50 anni dal 1960 al 2010, la Parmense, grazie a te e un gruppo di appassionati che negli anni 60 amavano lo sport, hanno creato una storia. Purtroppo ci sono rimasto solo io, quelli dei fondatori del 1960, però per portare avanti questa attività ho avuto il piacere di avere dei grandi collaboratori che mi hanno aiutato sempre in tutte le cose che io avevo bisogno. Quindi li devo ringraziare tutti, e anche quelli che ci sono adesso devo ringraziarli e farci un augurio che continuino come ho continuato io. Qual è stato il giorno, se te lo ricordi, più brutto, quello più cattivo, dove ti hanno fatto arrabbiare di più? Ma a dir la verità non ne ho mai avuti dei brutti, perché mi hanno sempre trattato con una cosa, non so come dire, bene. Io sono sempre stato correttissimo e onesto in tutte le cose, quindi in quasi tutta l'Italia mi conoscono oramai. È vero, questo è il giorno più bello? Il giorno più bello è questo. Enea ha superato ormai 50 anni, non sappiamo bene comunque quanti sono Enea? Sono 90 anni a giugno. Mamma mia, complimenti! Grazie!